Scoppia il caso dopo l'intervista di Massimo Pantano a Rete Veneta sulla Baxi, CGL e CISL, si dichiarano guerra. La finanza di Asiago scopre una maxi evasione da più di 3 milioni di euro, indagata una società immobiliare. I profughi arrivano anche in Val Brenta, Vastagna ospita una famiglia del Ghana, domani ne arriveranno altri due. In comune a Bassano convergenza tra maggioranza ed opposizione per salvare la sanità nel bassanese. Mercoledì nero sulle strade, anziana investita da un furgone a Bassano e miracolato un automobilista travolto da un camion. Sorprende la moglie a letto con l'amante e l'aggredisce, ex marito denunciato per lesioni. Buonasera a tutti voi telespettatori, ieri la notizia, oggi alla Baxi scoppia la guerra tra CGL e CISL dopo un'intervista a Rete Veneta del segretario Film sul futuro dell'azienda tra i due sindacati e scontro a tutto campo, sentite. Questi fuori dalla Baxi sembrano solo tre comunicati sindacali, in realtà due di questi sono i primi scoppi di uno scontro durissimo tra la CGL e la CISL bassanese che potrebbe avere più di uno strascico, compresa la rottura tra le due sigle del settore metalmeccanico. A dare fuoco alle polveri è l'intervista rilasciata a Rete Veneta da Massimo Pantano, contattato da TG Bassano dopo che alcuni dipendenti della Baxi avevano chiamato la nostra redazione perché preoccupati del proprio futuro lavorativo. L'esponente della Film CISL bassanese disegnava ai nostri microfoni gli scenari che si potrebbero aprire in futuro davanti ad un periodo di scarsità di lavoro determinato da un calo degli ordinativi. Apriti cielo, l'indomani sul cancello di fronte allo stabilimento di via Trozzetti compare un attacco durissimo della FIOM. Facendo riferimento all'intervista di Rete Veneta, Pantano viene tacciato di presenzialismo mediatico in una vicenda nella quale i sindacati si sarebbero dovuti muovere uniti fino ad un incontro con la proprietà in programma il 13 ottobre. Alla FIOM, contattati da Rete Veneta, preferiscono non aggiungere altro rispetto a quanto scritto nel comunicato, ma si intuisce chiaramente che l'ascia di guerra è già dissotterrata e la vicenda non finirà qui. Intanto ecco comparire di fianco al volantino FIOM la replica FIM, dopo aver specificato che i contenuti dell'intervista a Rete Veneta, si legge, erano gli stessi già esposti in assemblea e nei comunicati unitari, la CISL parte al contrattacco, la CGL viene definita come mossa da livori personali, pronta a pensare solo al proprio tornaconto e dare segnali di divisioni ai lavoratori. Di sicuro la vicenda non si concluderà qui. Con noi il sindaco di Vastagna, Carlo Perli. Buonasera sindaco. Buonasera. Allora, non basta la crisi, ma ci sono anche polemiche tra i sindacati. Beh, credo che questo sia proprio il modo più sbagliato per risolvere i problemi. I sindacati dovrebbero impegnarsi a risolvere i problemi in maniera unitaria, non fare polemiche e tantomeno dichiarare guerre. Per quanto riguarda la Val Brenta, ha subito molto la crisi? Ma diciamo generalmente come tutti gli altri luoghi della valle, dei paesi e della zona di Bassano, però insomma la crisi è un problema globale, non proprio neanche localizzato. E siamo ora invece alla cronaca, scoperta dalla finanza di Asiago una maxi evasione di una società di compravendita immobiliare dell'Altopiano, sentite. Nascondeva ricavi milionari e sfruttava illecitamente la cassa integrazione, nei guai una società dell'Altopiano operante nel settore della compravendita immobiliare e costruzioni. Dopo oltre un anno di indagini, i militari della finanza di Asiago hanno rilevato il mancato pagamento di 3 milioni e 600 mila euro di tasse, oltre a un'evasione IVA di 400 mila euro. Inoltre le fiamme gialle hanno constatato l'impiego per diverse annualità di numerosi lavoratori, di cui 19 occupati irregolarmente e 13 completamente in nero. Nei confronti della società sono scattate così anche pesanti sanzioni previste in materia di lavoro, oltre 100.000 euro correlate alle violazioni commesse con riferimento a ciascun dipendente. L'amministratore unico della società è stato anche segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per dichiarazione infedele e per reato di truffa aggravata ai danni dell'INPS, in quanto, come appurato dalla contabilità parallela rinvenuta, l'impresa ha usufruito indebitamente per diversi anni dell'istituto della cassa integrazione guadagni. L'azienda adoperava in maniera truffaldina questo istituto, simulando l'assenza di 13 lavoratori a causa del maltempo, quando in realtà erano impiegati in cantieri edili della stessa impresa di costruzione. La società riusciva a ottenere indebiti guadagni derivanti, oltre dall'evasione fiscale, anche dall'omesso versamento dei contributi previdenziali e dall'omessa corresponsione di parte della retribuzione, ponendo in essere una sleale concorrenza nei confronti delle imprese oneste operanti nello stesso settore. Parliamo ora di un argomento molto caldo e dell'arrivo dei profughi. Sindaco, a Vastagna è arrivata una famiglia di ghanesi. Sì, lunedì è arrivata una famiglia di ghanesi in base a un protocollo d'intesa con l'Unione Montana e la Prefettura.
di accogliere 2 profughi ogni 1000 abitanti. Questa famiglia è appunto una coppia, diciamo così per correttezza, con una bambina piccola, dopo 2 anni di viaggio partiti dal Ghana con la bambina nata in Libia. E quindi io credo che la cosa sia doverosa accoglierli e dargli la dovuta assistenza proprio per l'emergenza in cui si sono trovati questi poveri profughi. Sono previsti altri arrivi? Domani ne sono previste altre 2 famiglie con altri 2 bambini, 2 coppie con altri 2 bambini piccoli che verranno alloggiati in un albergo di Bastagna provvisoriamente, fin tanto che sarà sistemato un appartamento di proprietà del comune di Cismon a Primolano e un appartamento della proprietà della parrocchia in frazione di Bastagna in località Costa. Ci sono molti sindaci che alcuni sono a favore, altri contrari all'arrivo dei profughi. Voi avete scelto l'accoglienza, perché? Ma io credo che ognuno deve fare il proprio lavoro. Un sindaco rappresenta lo Stato in periferia, quindi deve cercare di aiutare la prefettura e non contrastarla, prima cosa. Poi c'è anche un aspetto morale, c'è un aspetto etico. Io credo che in condizioni di questo tipo uno prima di tutto deve fare il proprio lavoro, quindi accogliere chi è in estrema difficoltà. Dopodiché ognuno si preoccuperà delle cose che si dovranno fare, dal punto di vista burocratico, amministrativo, eccetera, eccetera. E allora parliamo di cronaca intanto con il prossimo servizio di incidenti stradali questa mattina, il più grave a Bassano con una 78enne in fin di vita. È ricoverata nel reparto di rianimazione del San Bassiano una donna di 78 anni travolta questa mattina poco prima delle 10 da un furgone mentre procedeva in sella alla sua bicicletta lungo via Aldo Moro in città. L'anziana stava raggiungendo località San Lazzaro quando, immettendosi nella rotatoria, è stata investita da un Ford Transit condotto da un 42enne che non si sarebbe accorto della ciclista. La donna è stata sbalzata sull'asfalto battendo violentemente la testa. Immediato l'allarme al 118, la 78enne è stata trasportata all'ospedale di via dei Lotti, dove i medici, vista la gravità delle ferite riportate, non hanno ancora sciolto la prognosi. È invece miracolato un autista kosovaro che stamattina è stato coinvolto in un altro incidente stradale lungo l'SS47 a Tezze sul Brenta. Alle 5:30 l'uomo si trovava a bordo della sua auto quando, nel compiere una manovra di svolta a sinistra all'altezza dell'hotel Pigalle, è stato tamponato violentemente da un camion guidato da un cittadino serbo. L'utilitaria è stata scaraventata contro un muretto di cemento andato abbattuto, come si può ben vedere dalle immagini. L'auto completamente distrutta, per il conducente solo qualche botta. Argomento sicurezza stradale, com'è la situazione in Val Brenta? Beh, diciamo che la sicurezza stradale è un problema molto grave per il semplice fatto che non è stata completata la statale 47 e la parte soprattutto a nord di Carpenè non è certo, voglio dire, tanto sicura, perché ci sono delle chicane, delle curve pericolose. E poi c'è un eccesso di velocità da parte degli utenti, che questo compromette proprio il discorso della sicurezza stradale. Che soluzioni secondo lei sono possibili? Beh, prima cosa controllare i limiti di velocità che già ci sono, la seconda cosa è risistemare le parti che sono pericolose e completare la Valsugana da Carpenè fino a Bassano. E parliamo di un altro argomento caldo, ma torniamo ad occuparci del progetto di creazione di un'azienda sanitaria della Pedemontana, perché il fronte favorevole alla proposta di Rete Veneta continua ad allargarsi e in Consiglio Comunale a Bassano unisce anche maggioranza ed opposizione. Bassano ha delle eccellenze importanti, io stesso sono stato recentemente operato in maniera egregia in un reparto di Bassano e la preoccupazione è condivisibile da parte di tutti e questo discorso dell'ospedale della Pedemontana, che ricalcherebbe a grandi linee la provincia che non è stata fatta di Bassano, manterrebbe sicuramente i servizi. Divise quasi su tutto, ma unite nel difendere la sanità a Bassano, maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale trovano una convergenza preziosa di fronte al rischio che Bassano perda la sua azienda sanitaria. È un fronte sempre più ampio quello che si va formando nel bassanese dopo l'allarme e l'appello lanciati da Rete Veneta di fronte ai rischi delle riforme delle ULS del Veneto. Si tratti di amministrazioni comunali, associazioni di categoria o sindacali, il fronte si ingrossa e si compatta. L'obiettivo condiviso è la creazione di un'azienda sanitaria della Pedemontana. So che anche i comuni contermini sono tutto sommato d'accordo, perché manterrebbero anche loro dei servizi più vicini al territorio, e perché andare a perdersi nelle grandi città tipo Vicenza o Padova sicuramente è un disagio da parte dei cittadini. Mantenere sul territorio i servizi più importanti sono assolutamente obiettivi da perseguire per una società civile.
Wils della Pedemontana, vota sì o vota no? Io sono d'accordo. Devo spiegare perché? Beh, diciamo che in linea di principio è un'iniziativa più che corretta, nel senso che si deve unificare tutte le forze che ci sono in campo. Dal punto di vista dei servizi non cambia assolutamente niente, perché praticamente è un'iniziativa soprattutto amministrativa e gestionale. Quindi io credo che sia un passo avanti quello della proposta dell'azienda zero. E parliamo di un'altra era, quella di internet, dei social network e della globalizzazione. Sempre più persone soffrono di solitudine, in aumento le chiamate al telefono amico Bassano, che quest'anno compie 20 anni. 5.000 contatti all'anno al telefono amico di Bassano, della durata di 35 minuti di media chiamata. Di questi il 64% sono uomini di età compresa tra i 40 e i 65 anni. E la problematica maggiore che emerge è quella legata alla solitudine, anche se in tempi di crisi i problemi di perdita o precarietà del lavoro sono in aumento, così come quelli relativi ai propositi di suicidio, in Veneto più alti di quelli nazionali. Non abbiamo nessun tipo di pregiudizio nei confronti di chi chiama, pertanto la persona si sente molto libera di esprimere il proprio pensiero. Oggi più che mai diventa indispensabile una struttura come telefono amico? Secondo noi sì, è molto utile, anche perché la globalizzazione e tutto quello che sta accadendo paradossalmente sta provocando più solitudine, perché le persone sono sempre più impegnate in attività frenetiche e il tempo per l'ascolto è sempre meno. Telefono amico Bassano compie 20 anni e domani a Villa Damiani di Campese si terrà alle 18.30 un convegno in cui una volontaria porterà la sua esperienza. E intanto parte un appello per ricercare nuovi volontari che si aggiungano ai 20 già attivi a Bassano. Tengo a dare la mail, che è bassano@telefonoamico.it. Scrivete pure a questa email se avete l'interesse a diventare volontario di Telefono Amico. Quindi tante le persone in difficoltà, ma fortunatamente ci sono i volontari. Penso proprio che sì, i volontari fanno parte veramente di un tessuto sociale estremamente utile in questo tipo di società dove tendenzialmente si tende ad isolarsi. Cambiamo ora argomento e parliamo, come ogni mercoledì, della rubrica dedicata alla Grande Guerra. Vi raccontiamo una storia di un ragazzo del 99, papà di Giuseppe Favaro, che nel 1917 ha fatto saltare il ponte di Vidor. Io ho avuto i ricordi che raccontava mia madre, in quanto il nostro padre era stato combattente nel 1917, chiamato alle armi con la classe del 1899, i famosi ragazzi del 99. Quindi mi raccontava che era stato chiamato e inviato con la brigata Re, dopo è andato con la brigata Alpi al 51 Fanteria, che era di stanza a Vidor, dove hanno fatto saltare il ponte sul Piave. Il giorno che hanno fatto saltare il ponte di Vidò, lui era lì nella trincea e hanno visto saltare per aria. Quando i tedeschi erano segni da Val d'Obiadene e cercavano, sono avvicinati a Vidò, i profughi davanti andavano in massa verso, per attraversare il ponte, e lì è arrivato ordine, perché i soldati, i tedeschi, si erano mischiati ai profughi. Quando ne hanno visto che erano troppi, hanno fatto saltare il ponte, quindi con tutto quello che c'era in cima, donne, bambini, buoi, muli, chi si trovava in cima, le due arcate sono sparite. Centenario della Grande Guerra, voi avete iniziative in merito? Sì, noi abbiamo delle iniziative come Unione Montana e in collaborazione con tutte le realtà locali per quanto riguarda la valorizzazione delle trincee e di tutto ciò che appunto è stata la... E allora poi le vedremo dopo, intanto diamo spazio ai piccoli atleti protagonisti di una manifestazione promossa dalle scuole paritarie dell'infanzia di Bassano. Più di 200 bambini dell'ultimo anno dell'asilo di 10 scuole paritarie di Bassano, protagonisti di una grande festa di gioco e sport al campo d'atletica di Santa Croce. Eloquente il titolo dell'iniziativa, giunta alla quarta edizione, L'Unione fa la festa. E la conferma arriva proprio dai piccoli alunni. Bambini, com'è andata questa gara? Bene. Difficile? No. Vi state divertendo? Sì. Sì, tanto. È una bella giornata?
dimmi tu. Sì. Com'è andata oggi? Bene. Ti piacerebbe che tutti i giorni fossero così? No. Cosa vorresti fare gli altri giorni? Alcuni stare a casa con la mamma, alcuni andare a scuola. Quante gare avete fatto? Tante. E avete vinto? Sì. Tutte? Sì. Qual è stato il gioco più bello oggi? Quello. E cosa dovevate fare? Dovevamo, cioè, le due palle, eh? E poi dovevamo portarle indietro. Difficilissimo! No? No. Che messaggio si vuole lanciare coinvolgendo le scuole paritarie dell'infanzia? Beh, noi avremmo voluto coinvolgere anche le scuole statali dell'infanzia, solo che non siamo riusciti. Per cui noi vogliamo lanciare il messaggio che i bambini ci sono e che i bambini vanno guardati, che il futuro della città nostra, del mondo, sono i bambini. Per cui l'attenzione alla scuola, dall'infanzia in su, è fondamento della, anche della superazione, del superamento della crisi economica. Giocando? Giocando, sicuramente. Questo è il loro lavoro. Seguiti dalle maestre hanno affrontato una serie di gare e percorsi, nessun vincitore, anzi tutti vincitori di una giornata di condivisione e gioia. Sentite ora una storia di tradimento finita con una denuncia per lesioni. Pensava di farla franca, approfittando dell'assenza del marito e dei figli, e si è fatta raggiungere dall'amante nella sua abitazione a San Martino di Lupari, ma non ha fatto i conti con un rientro anticipato del consorte, che li ha pizzicati a letto in atteggiamenti inequivocabili. Ben immaginabile la reazione del marito tradito, che è andato su tutte le furie, si è scagliato contro la moglie colpendola con un pugno al volto, fratturandole il setto nasale, nonostante l'amante abbia cercato di proteggere la donna. La ferita è stata portata all'ospedale di Campo San Piero, dove i medici le hanno riscontrato lesioni guaribili in 25 giorni. La vicenda sarebbe accaduta qualche settimana fa, ma è emersa solo oggi. Una volta guarita, la fedifraga si è rivolta ai carabinieri, che hanno denunciato per lesioni l'ormai ex marito. Vigili del fuoco di Cittadella impegnati quasi 4 ore per rimuovere dalla strada un camion che si è rovesciato. È accaduto in via Fiume a Piazzola sul Brenta poco dopo le 7.30 di oggi. Per causa ancora al vaglio degli inquirenti, il conducente ha perso il controllo dell'auto articolato, che è finito fuori strada, ribaltandosi ed andando ad occupare gran parte della carreggiata. Sul posto i pompieri anche da Padova con l'autogru, che hanno lavorato fino alle 7.40 per liberare la strada e ripristinare il flusso del traffico. Parliamo ora di turismo. Sindaco, voi siete impegnati ad aumentare l'attrattività del vostro territorio? Certamente, anche perché noi possiamo puntare sulle industrie. La morfologia del nostro ambiente ci chiede appunto di poter creare delle attrazioni maggiori per quanto riguarda il turismo, e noi ne approfittiamo col fiume Brenta anche per varie società tipo Levantin, Blonda Selvaggia, che ci portano migliaia di turisti. Poi abbiamo il discorso della ciclopista, che probabilmente avrà terminata a breve, che è la Monaco-Venezia. Poi abbiamo tutto il paesaggio terrazzato, tutta la mezza costa, quindi il Grotto di Oliero come parco naturale di interesse regionale. Quindi è la nostra opportunità per migliorare la qualità della vita dei nostri residenti, degli esercenti, e soprattutto creare un ambiente attrattivo per tutti coloro che preferiscono venire in Val Brenta, in Canal di Brenta, come si suol dire. E parliamo di sport con il calcio. I giallorossi continuano senza sosta la loro corsa in navetta e dopo il successo contro il Cuneo si preparano a sfidare il Gian Erminio. Mattia Proietti, sabato il mister vi aveva chiesto una prova di maturità e voi gliel'avete data? Sì, ci aveva chiesto una partita importante, di fare la prestazione, e soprattutto le difficoltà che potevamo trovare erano quelle magari di sottovalutare l'avversario, per quantomeno guardando la classifica, cosa che comunque siamo riusciti a non fare e che dobbiamo continuare a non fare durante tutto l'anno, perché ogni domenica sarà una battaglia. Questa settimana altra trasferta, finora giocare in trasferta, giocare in casa per voi è stato indifferente, anzi forse alcune delle vostre prestazioni migliori le avete proprio messe in campo in trasferta. Cosa sarà insomma contro il Gian Erminio? Ma sarà una partita difficile, come tutte quelle che ci aspettano. Loro comunque sono partiti bene, l'anno scorso era il primo campionato tra i professionisti e gli è servito un attimino anche per capire la categoria, e quest'anno possono rivelarsi secondo me anche una delle squadre rivelazione.
Domanda di rito a fine telegiornale, sindaco, i vostri prossimi impegni? Beh, impegni sono quelli che abbiamo preso inizialmente con la nostra elezione, praticamente di portare avanti il programma, di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e di creare un ambiente sempre migliore per i turisti che vengono in Canal di Brenta. Grazie sindaco per essere stato qui con noi. Prego. Vi ricordo invece questa sera la grande attualità con Focus, il nostro direttore Luigi Baccialli in studio ospiterà a partire dalle 21.05 Antonella Tocchetto, Mario Conte, Nicola Finco, Jacopo Berti, Bruno Cesaro, Mario Bertolissi e il professor De Rio. Io vi ricordo invece a voi telespettatori di mandare gli sms che verranno letti e commentati poi durante la diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.